Come abbiamo visto nella lezione introduttiva, eh, il tema generale di questo corso eh, è un Atlante delle ideologie novecentesche e eh, il senso globale però sotto cui vogliamo porre queste, queste lezioni è eh, il problema del rapporto tra cultura, nel senso soprattutto delle forme della cultura umanistica, ehm, con... Eh, un, un aspetto invece che credo agli utenti di questo corso interessa in modo particolare, cioè con la scienza e con la tecnologia. Eh, questa, diciamo, quindi studieremo lo svolgimento eh, delle idee principalmente filosofiche ma anche letterarie o culturali, tra virgolette, del Novecento. Soprattutto dal punto di vista del rapporto tra cultura umanistica e eh, mondo della scienza e della tecnica, questo non lo facciamo soltanto perché stiamo parlando in un corso mh, legato alla facoltà di ingegneria, ma soprattutto perché questo è fondamentalmente il problema della cultura filosofica, letteraria e artistica del Novecento, cioè, e questa è già un'ipotesi che si può discutere ma che è abbastanza verosimile. Eh, trattiamo. Del, della storia delle idee del Novecento guardandola dal punto di vista di un tema caldo che è centrale in questa storia delle idee non soltanto per un, cioè un certo pubblico determinato un certo tipo di, di studi che stiamo seguendo e trattiamo di questa storia delle idee dal punto di vista del rapporto col mondo tecnico-scientifico eh, e questo è caratteristico diciamo, proprio della, del, del pensiero novecentesco in qualche modo. In altre epoche, non so se pensate agli studi di, di storia del Medioevo che avete fatto a scuola, eh, certamente lì il problema principale per, molti, per, per molto tempo, in una certa epoca della nostra storia, è stato il rapporto tra, mettiamo, filosofia e teologia. Eh, nel Novecento qualcosa del genere, che, di quello che era nel Medioevo il rapporto tra filosofia e teologia, è il rapporto tra filosofia e, potremmo usare, cambiando soltanto poche lettere, filosofia e tecnologia, se vogliamo dire così, filosofia e mondo tecnico-scientifico. E questo è un tema centrale della, eh, di tutta la cultura filosofica de, del nostro secolo. Eh, parliamo della cultura filosofica del Novecento, non solo perché abbiamo dovuto decidere di non fare la storia dell'universo, cioè... L'idea di occuparci principalmente del secolo in cui viviamo non è soltanto una scelta di tipo pratico, utilitario, per delimitare un po', è che effettivamente questo tema del rapporto tra pensiero, eh, diciamo, filosofico ma in genere, tra, tra, tra humanities, non abbiamo a dire discipline umanistiche già troppo scolastiche, diciamo tra arte, religione e filosofia. Eh, diritto, storia, storiografia, eccetera, tutto quello che si chiama cultura umanistica e eh, mondo della scienza tecnica, questo problema diventa effettivamente tematico a partire dall'inizio del Novecento, tra fine Ottocento e primo Novecento. Cioè ancora una volta il limite cronologico come il tema che abbiamo scelto non è soltanto di comodo o eh, scelto tra altri possibili ma è abbastanza centrale. Diciamo uno che è essenziale per la cultura. Del Novecento, intesa nel suo senso di visione del mondo, di dibattito sulle visioni del mondo, tutto ciò che, eh, di cui si tratta in quelle che Hegel, un pensatore di cui qualche volta ci capitava di parlare, chiamava le forme dello spirito assoluto, il rapporto tra queste, che sono arte, religione, filosofia, insomma tutte le cose che hanno da fare con la Weltanschauung, con la visione del mondo, il rapporto tra questo problema, eh, tra le cose di cui si tratta in questo campo e la cultura e il mondo tecnico-scientifico. Caratterizza il Novecento e comincia ad imporsi in modo speciale proprio nel Novecento. Eh, ecco perché abbiamo scelto eh, come titolo di questa prima lezione eh, questo discorso della fine della Belle Époque e dello spirito dell'avanguardia. Eh, spiegherò durante la, la lezione si capirà meglio tutto questo, ma diciamo in generale che eh, il, il punto fondamentale appare, si può anche mettere sotto un altro un altro aspetto è il problema del rapporto tra l'anima e eh, l'organizzazione eh, sociale che diventa a, proprio a partire dall'inizio del Novecento e con la svolta della prima guerra mondiale eh, l'organizzazione comincia a diventare organizzazione totale. C'è un pensatore che ci capiterà di incontrare nel corso delle prossime lezioni che si chiama Adorno, Theodor Wiesenglund Adorno, un filosofo tedesco, il quale ha usato il termine organizzazione totale per Definire il mondo tardo industriale, industriale, le società industriali del Novecento, non soltanto le, le società strettamente totalitarie, ma anche le società a regime democratico, dove però la razionalizzazione dell'attività sociale tende ad essere molto, molto spinta, molto, molto approfondita, molto generalizzata. Ecco, il problema che, troveremo abbastanza costantemente nella, nel nostro corso, che vogliamo seguire in modo speciale, per avere una specie di punto di vista unitario su questi, sullo svolgimento di questo corso di idee, è quello del rapporto diciamo, tra l'anima, l'interiorità, la libertà del singolo, eccetera, e una struttura sociale. Dal dall'organizzazione del lavoro fino al, al sistema dell'informazione, per esempio, che diventa sempre più compatta, organizzata, razionalizzata e che sembra urtare contro eh, delle esigenze di libertà. In fondo questa è una cosa abbastanza banale, ma è, è diventata banale perché è un tema costante del, eh, della, della nostra tradizione culturale recente. Ecco che allora si capisce un po' sia il titolo che abbiamo dato a questa lezione sia il sommario che adesso eh, andiamo a vedere. I punti della lezione, come vedete, sono tre. Eh, il tramonto dell'Occidente e la prima guerra mondiale, poi c'è questo titolo, sottotitolo un po' misterioso, cultura e civilizzazione, che sono due termini che spiegheremo, che è meglio ricordare in tedesco perché sono più espressivi in questi termini, in, in, detti in questo modo. E il terzo punto è lo spirito dell'avanguardia, Bloch e l'espressionismo. Bloch è uno dei due filosofi insieme a Spengler di cui parleremo durante questa lezione. Il senso globale della eh, lezione è dunque che eh, in qualche modo eh, la critica, diciamo, eh, l'insofferenza, eh, la problematizzazione della tecnologia eh, si. Eh, diventa critica, diventa calda in qualche modo intorno alla Prima Guerra Mondiale, ecco perché nel primo punto abbiamo messo anche la Prima Guerra Mondiale, anche se non è soltanto un problema della guerra, cioè eh, che eh, la cultura umanistica si accorga eh, di avere, di stare in un rapporto di frizione con il mondo dell'organizzazione razionale del lavoro, della società, eccetera, è naturalmente... Eh, messo in particolare evidenza dalla problematica spirituale che nasce intorno alla prima guerra mondiale, ma è qualcosa che nasce già prima. Eh, ed è, un, diciamo, è tutta quella questione del sentirsi, di, di cominciare a sentirsi chiusi, di cominciare a sentirsi intrappolati e la, il, la reazione a, questa, a questo intrappolamento è quello che io ho poi riassunto nella, nella nozione di spirito dell'avanguardia che eh, sta come parallelo al tramonto dell'Occidente, cioè davanti alla tecnologia eh, diciamo, motivata, ispirata scientificamente, che comincia a imporre il suo dominio sulla società, la vita individuale e collettiva, l'organizzazione del lavoro, eccetera, eh, la reazione è o una reazione di accettazione pessimistica della cosa, cioè... Quello che è stata la civiltà occidentale con tutti i suoi valori spirituali, di creatività, di inventività, eccetera, è arrivato a un punto finale. La tecnologia significa una specie di, eh, come dire, di congelamento del mondo. Oppure nell'avanguardia, eh, e questo diciamo sarebbe il tramonto dell'Occidente su cui ora torniamo, oppure la tecnologia è un momento rispetto a cui bisogna da un lato riaffermare i diritti dell'anima, tra virgolette e dall'altro eh, cogliere delle possibilità redentive che anche in esse ci sono. Quindi eh, la Belle Époque, e tutti capiamo più o meno che cosa intendiamo con Belle Époque, è eh, l'epoca tardo 800, fine 800, primo 900, ballo Excelsior di cui si parla sempre, eh, in cui la società europea sembra essere convinta di aver raggiunto un punto di sicurezza, tranquillità, civiltà, eh, che giustifica anche per esempio quella roba che nel secondo ottocento, nel primo novecento aveva il suo peso, cioè l'imperialismo, il colonialismo, l'idea di portare la nostra civiltà anche agli altri popoli. La Belle Epoque era tutto questo insieme, fede nella scienza e nella tecnica, ottimismo verso il futuro, Convinzione che siamo il meglio della civiltà umana finora realizzata, e quindi che abbiamo anche il diritto di occupare questo o quel posto del mondo per civilizzarlo, eccetera, eccetera. Questa eh, la Belle Époque effettivamente crolla eh, con le rovine della prima guerra mondiale, che, sono, che è stata una delle prime grandi guerre devastatrici, con morti, eh, forse eh, paragonabili soltanto a quelli della seconda guerra. Eh, ma di fatto. L'incertezza intorno a questi valori comincia prima, a cavallo tra 8 e 900, perché eh, i, i sintomi, i prodromi dell'organizzazione totale della società si verificano, si, si, si conoscono già prima, si, eh, li si incontra già prima, tra, alla fine dell'800 e prima del Novecento, anche prima della Prima Guerra Mondiale. Eh, L'avanguardia rispetto all'idea del tramonto è una reazione che insieme è polemica nei confronti dell'organizzazione totale del mondo che si va delineando e tuttavia in alcuni dei suoi rappresentanti, come per esempio in Bloch, tenta anche di cogliere l'aspetto eh, possibilmente evolutivo che la stessa scienza e tecnologia portano con sé. Si può o dichiarare che tutto ormai sarà mondo organizzato, quadrato, geometrico, meccanico, eccetera, oppure dire no, questa meccanizzazione... Da, ci dà la, la possibilità sia di opporci, riscoprendo l'interiorità, sia di far venire fuori da quello stesso mondo degli elementi, delle possibilità di eh, affermazione dell'interiorità in, dell e della libertà che prima non avevamo sospettato. Veniamo dunque adesso al primo punto, riguardiamo un momento il sommario e il primo punto è quello che si chiama, come abbiamo detto, eh, tramonto il tramonto dell'Occidente e la Prima Guerra Mondiale. Tramonto dell'Occidente è il titolo di un grande famoso libro di Oswald Spengler, eh, un filosofo tedesco di cui vediamo ora eh, il volto e le date di nascita e di morte che potete leggere sul vostro schermo. Eh, è un libro che eh, fu pubblicato eh, per la prima volta, eh, anche qui abbiamo messo un cartello con la data. Ehm, Fu pubblicato per la prima volta nel 1918 e uscì poi in un'edizione più ampia nel 1923, 22 mi pare. Um, questo, uh, questo libro uh, è, ha un titolo emblematico, uh, emblematico uh, perché appunto esprime tutto quel lato uh, che dicevo pessimistico della... Cons Abbastanza pessimistico, anche se poi Spengler non era né ottimista né pessimista nella sua propria autointerpretazione perché si sentiva soltanto uno che spiegava come stavano le cose. Quindi quando uno è realista eh, difficilmente si lascia chiamare pessimista o ottimista. Però certamente il senso complessivo della sua opera, il modo come fu letto eh, questo libro, era un senso pessimistico. Quando uno viene e vi dice che l'Occidente è al tramonto. La parola tramonto di per sé non indica nuove sorti, indica sì, a meno che uno si aspetti di vivere una notte particolarmente eccitante, se no la parola tramonto per lo più indica la fine, il declino, eccetera. Ora, eh, questo libro esprime molto bene il primo eh, atteggiamento che abbiamo caratterizzato della, diciamo, della fine della Belle Époque, cioè l'idea che eh, il trionfo della scienza e della tecnica segnasse anche una conclusione, eh, quasi anzi una morte. Il tramonto dell'Occidente, di cui esiste una mh, buona edizione italiana, buona ma anche pericolosa, nel senso che è un librone, come vedete, dallo spessore, eh, pubblicata da Guanda, ristampata recentemente con, vi mostro la, la copertina forse, posso mostrarla? Si vede, probabilmente si può leggere questo. Sì, il tramonto dell'Occidente... È, siccome è un librone, la traduzione è molto laboriosa. C'è una, una, una prima traduzione italiana. Fu fatta da Iulius Evola, un filosofo noto per essere un esponente del pensiero della destra, riveduta variamente, e da ultimo ristampata da Guanda eh, con un'introduzione di Stefano Zecchi. In copertina c'è anche una bella faccia di Spengler. Eh, ebbene, questo libro, mh, che cosa. Mh, quali erano le principali tesi che ci interessano nel corso del nostro discorso, nel corso della nostra in questa lezione. Eh, intanto cominciava con un'importante eh, un trasformazione delle idee principali del tardo Ottocento, cioè si opponeva all'idea della storia lineare opponendovi invece una visione morfologica della storia. Scriviamo, proviamo a scrivere morfologia versus storia lineare. E questo può essere un tema interessante su cui fermarci un momento. Eh, uno degli elementi costitutivi del pensiero della Belle Époque, diciamo del secondo Ottocento ottimista, rassicurante, anche imperialista e colonialista. E allora l'idea è che la storia è un corso unitario eh, di cui la civiltà europea rappresenta in questo momento il culmine, il punto più alto, e ovviamente questo le dà diritto anche a colonizzare, imperializzare, fare tutte quelle cose che hanno fatto le grandi potenze europee nel secondo Ottocento. Eh, Spengler trova che eh, questo è uno dei, diciamo, dei dei concetti che è andato in crisi alla fine dell'Ottocento. Spengler, a dire la verità, questo non lo inventa, uno dei principali sostenitori, eh, uno dei principali critici dell'idea della storia lineare è stato Nietzsche, che è un pensatore che per, per l'ordine dei nostri argomenti tratteremo in una delle prossime lezioni. Al posto della storia lineare Spengler propone un'idea della storia come morfologia, morfei voi sapete che in greco vuol dire forma, e cioè la storia non è un processo unitario che si svolge lungo un corso lineare. È l'imporsi nel mondo eh, di, successivi, di successive culture, ciascuna delle quali va studiata come un organismo vivente. Gli organismi viventi, come tutti sappiamo, purtroppo per fortuna, ma insomma a un certo punto muoiono anche, sono anche organismi morenti. Spengler ha in mente che. Le civiltà, le culture sono come appunto dei, degli organismi che hanno dunque dei collegamenti tra di loro. Uno se vede per esempio un pezzo di un monumento azteco può in qualche modo ricostruire l'intorno la civiltà azteca. Sì, c'è tutto un problema di attribuzione di come si attribuisce un'opera a un artista piuttosto che a un altro, perché si concepisce l'opera di questo artista come un'unità di cui si dice no, questo fa parte dell'opera di Rembrandt piuttosto che di Raffaello. Così gli storici si sono addestrati a riconoscere l'appartenenza di oggetti, eh, scr scritti, idee, istituzioni a questo o a quel mondo. Ma questo lo fanno, secondo Spengler, sulla base del fatto che una cultura è un organismo, eh, tutte le parti si, si rinviano il tutto e il tutto si, si, si manifesta nelle sue parti, e come organismo è un organismo vivente che ha un ciclo di vita. Tramonto dell'Occidente vuol dire per Spengler che, siccome le culture, e lui questo lo fa studiando anche la storia del passato ovviamente, le culture hanno un ciclo di vita mediamente di mille anni, la nostra civiltà occidentale è nata con l'impero carolingio nell'ottocento d.C. e noi siamo lì più o meno alla fine. Siamo nel 1900, anzi, siamo già un po' oltre. Siamo nell'età matura della vecchiaia della civiltà. E eh, in questa età matura, in questa vecchiaia della civiltà, ciò che eh, si è significativo poi non è soltanto, cioè siamo vecchi, dobbiamo adattarci a morire, ma è soprattutto significativo che le attività proprie della vecchiaia, dice Spengler, devono essere quelle che noi coltiviamo in modo speciale. Non ci riesce più di inventare delle nuove visioni del mondo, delle nuove religioni, per esempio, o dei grandi poemi come sono nati, che so, eh, all'origine, nel, nel Medioevo dei poemi cavallereschi o ancora nel Rinascimento. Quando...